Mi sono messo la cravatta nell'azzurra per solidarietà all'Inter in questo momento calcistico drammatico e nella speranza che mi caschi sulla testa il pallone calciato di Lautaro che è ancora disperso. Comunque, io non capendo, dall'alto della mia incompetenza vorrei dire questo: siamo una grandissima squadra, il calcio si vince e si perde, non abbiamo pazienza. Ma proprio perché ormai Inzaghi è diventato un allenatore di spessore internazionale e Lautaro è il nostro capitano e tiene molto la squadra, non si potrebbe avvicinarlo e dire: carissimo, tu sei un fuoriclasse, però quando si tratta di tirare rigori, ma fatti da parte, nasconditi, non c'è bisogno, non c'è bisogno, delega, delega come i grandi capitani sanno fare, perché questa cosa qui fa danno alla squadra, ma saremmo usciti tutti, ma soprattutto reca danno alla tua immagine. Cioè, tu vuoi passare alla storia come uno che è stato un grandissimo centravanti o come è uno che sbaglia i rigori? Pensa a Baggio, che 30 anni dopo gli hanno dedicato la canzone solo perché ha sbagliato il rigore, cioè pensa a te, forse il più grande giocatore della storia italiana. Quindi, per quanto riguarda gli altri, qui si sa, gli errori si pagano. Due errori ha fatto l'Inter, io li ho anche denunciati in questo straordinario mercato: Sanchez e Cuadrado. Cuadrado ci ha messo una toppa alla provvidenza e non gioca più da 6 mesi, meno male, infatti siamo andati avanti dimostrando che potevamo farne benissimo a meno. Sanchez è un pacco. Sì, ha avuto qualche momento di vitalità, però è un pacco. Io quando si è presentato dal dischetto ho detto: questa è fatta. Qualcuno si rende conto che è la seconda volta, praticamente su due, perché grazie a Dio l'anno scorso lo faceva giocare, non c'era, che ci fa, è la seconda volta consecutiva che ci fa sbattere fuori dalla Coppa dei Campioni, no? Perché noi a Liverpool dicevamo 1-0, quello si è fatto spennare e tanti complimenti. Adesso è entrato 5 minuti per sbagliare rigore, sempre meglio di Klaassen che sembrava entrato proprio per quello e vabbè, insomma, pazienza, sarà per un'altra volta senza Cuadrado, senza Klaassen e senza Sancho, per caso. E con Lautaro che se c'è da tirare i rigori, fischietta con la luce. Si spera, pertanto segna talmente tanti gol che non ha bisogno di sbagliare i rigori.